Ciao a tutti da Emiliano e benvenuti ad una nuova video recensione. Oggi per la linea NECA abbiamo qui Robocop tratto dal terzo film. Questo è come si presenta il blister, tutto interamente in plastica. Non viene riportato sul blister che è del terzo film, questo infatti non ho capito il perché, c'è scritto semplicemente Robocop. Comunque lo riconosciamo anche perché la colorazione di questo Robocop, ossia quello del terzo film, a differenza del primo, ha l'armatura più tendente al blu, al celestino, che al grigio. E poi ce ne accorgiamo anche dagli accessori, che qui sono veramente numerosi, e appunto sono il jetpack removibile, il cannone Cobra d'assalto e il braccio intercambiabile, che era quello che lanciava, era un lanciafiamme, un lanciagranate se non sbaglio, nel film. Niente, dietro, posteriormente, ecco il blister. Posteriormente ci sono tre immagini di Robocop, appunto come dicevo, dove si vedono, diciamo, gli accessori come interagiscono con la figura. Quindi il cannone Cobra, il jetpack e il braccio appunto intercambiabile, e qui come viene, diciamo, attivato il meccanismo di apertura della fondina a coscia, tutta automatica, molto, una cosa molto, molto bella questa. Bene, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere la figura fuori dal blister. Ok, siamo pronti ad esaminare Robocop e i suoi accessori che lo accompagnano. Iniziamo da loro velocemente e dopo andiamo a vedere anche come interagiscono con la figura. Questo, come dicevo, è il braccio intercambiabile, lancia fiamme, lancia granate, che penso tutti vi ricorderete nel film. Questa è la pistola. E questo è il cannone d'assalto. Anche queste due, diciamo, leve per poggiarlo per terra, articolate. Qui si è già staccato un pezzo. Ok. E questo è il famoso jetpack rimovibile, che è fantastico, dopo lo vediamo bene, che permetteva appunto a Robocop di volare. Bene, passiamo adesso al protagonista della recensione. Vediamo subito lo scalt. Che è fantastico a dir poco. È incredibilmente riproposto alla perfezione. Io trovo questa NECA che molti la considerano come una produttrice di giocattoli e niente più. Io invece trovo sia fantastica nel riprodurre determinate action figure e soprattutto per il rapporto qualità-prezzo che ha. E io finora sono stato quasi sempre soddisfatto di tutte le sue action figure. Certo, ovviamente uno non può cercare la qualità al 100% in prodotti NECA, ma comunque è il rapporto qualità-prezzo che deve poter considerare e saper, diciamo, riconoscere. E in questa figura, specialmente di Robocop, viene assolutamente proprio,
Esaltato. Allora, come dicevo, vediamo subito la scultura del volto, molto espressiva. Molto, molto ben riproposta. Qui addirittura è scolpito anche la dicitura OCP Police e un numero che adesso non riesco bene a vedere. Comunque, dettagli scolpiti con attenzione e molta cura. Vediamo tutti i particolari qui sul petto, sulle braccia. Qui abbiamo la scritta scolpita. Qui vedete le gambe. Fantastici questi pistoni dell'articolazione del piede. Così come il painting, che fantastico anche il painting, molto luminoso, una buona resa cromatica dell'intera armatura della figura, colore celestino come quello che aveva nel terzo film, appunto, che si differenziava dal primo, aveva una tonalità grigia. Qui appunto abbiamo questo celestino con sfumature violacee in determinati punti. Qui curata anche la colorazione, molto. Come misura siamo anche qui sui 18 centimetri, quindi un 7 pollici. Qui articolazioni, abbiamo l'articolazione della testa che ruota a 360 gradi, riesce a guardare discretamente verso il basso, forse un po' meno verso l'alto. E anche un movimento obliquo. Le spalle non abbiamo un'apertura a 90 gradi, comunque discreta l'apertura delle spalle. Braccio ruota di 360 gradi. Non abbiamo l'articolazione al bicipite, abbiamo l'articolazione al gomito. Abbiamo la rotazione dell'avambraccio, perché non c'è al polso, quindi la mano ruota insieme a tutto l'avambraccio, sia da una parte che dall'altra. Abbiamo la rotazione su sfera del busto, un ottimo range di movimento. Indietro, avanti, lateralmente. C'è anche l'articolazione della vita, ma forza parecchio. Infatti questa è una cosa che ho riscontrato anche in altre recensioni che ho visto di questa figura, che, scusate, è molto dura. Non vorrei rompere nulla, quindi, però c'è. Comunque andiamo avanti, non abbiamo l'apertura delle gambe lateralmente, questo un po' manca. Comunque avanti, indietro e
abbiamo il ginocchio su singola articolazione. E come dicevo prima, il piede fa soltanto il movimento, fa soltanto questo movimento in basso e in alto, e non c'è movimento, non c'è piegamento laterale, probabilmente dovuto anche al fatto di questo meccanismo qui, che comunque è veramente molto molto figo. Comunque il modello è abbastanza posabile, dunque passiamo a vedere la dotazione. Come dicevamo, questo è il braccio intercambiabile che andiamo a sostituire con il braccio destro, semplicemente rimuovendo il braccio e ci andiamo ad infilare questo. Un po' duro, ma consiglio le prime volte di scaldare un po' col phon. Ecco, questo è il braccio armato, come si vedeva nel film. Questo potete ruotarlo come meglio credete. Poi questo è il cannone d'assalto, che non è il massimo farglielo impugnare qui, perché è veramente qualcosa di enorme, fatica anche un po' a tenersi. Questo magari ci sarebbe da trovargli una posa a Robocop sdraiata e metterlo appunto in questo modo qui. Poi comunque carina questa articolazione qui, sono piccole cose che comunque, nonostante prodotto di fascia economica, sono quei piccoli particolari che comunque fa piacere vederli anche negli accessori. Questa è la sua famosa pistola e qui c'è veramente la chicca del modello, che è la fondina automatizzata sulla gamba, attivata meccanicamente da questo tastino qui. Spingendo questo tasto si apre a molla la coscia, come vedevamo nel film, dove all'interno possiamo alloggiare la pistola di Robocop. Eccolo qui, veramente veramente figa questa cosa. E per richiuderlo basta semplicemente spingere la parte anteriore verso la gamba. Ed eccolo qua, fantastico, veramente fantastico. Una gimmick veramente ben pensata e inaspettata poi su un modello, come ripeto, di fascia economica. Questo, come ho anticipato, è il jetpack scolpito da Dio e colorato altrettanto. È qualcosa veramente di superlativo, tutto in plastica, alcuni punti plastica più morbida per permettere
Robocop di impugnarlo. Vedete tutti i dettagli, oltre che scolpiti, anche evidenziati da un'ottima colorazione, tutti questi cavi elettrici che passano qui, le impugnature, questi pistoni colorati, veramente bello. Tutti questi bulloni scolpiti, questi radiatori sotto e sopra. E si colloca a Robocop semplicemente infilando la testa in questa apertura e va semplicemente poggiato sulla schiena, niente di più. Poi andiamo a sistemare le impugnature all'interno, ecco, di questi manici, così facciamo passare le mani dentro in modo da fargli impugnare, eccolo. Si tiene tranquillamente, il peso del jetpack non influenza la stabilità del modello. Io non saprei cosa chiedere di più da questa figura per il prezzo comunque che ha. L'unica cosa che mi sento di dirvi è se siete amanti di Robocop dovete assolutamente avere questa figura. Con questo io vi saluto, chiudo qui la recensione, e iscrivetevi al mio canale e commentate. E un saluto a tutti da Emiliano e da Robocop. Ciao!